Salve a tutti, sono Nicola Gallo, CEO di Internet Image. Siamo arrivati alla conclusione di questo 2021. Nell'Evolve di oggi daremo spazio ai nostri collaboratori che, oltre a fare personalmente gli auguri ai nostri clienti, con questo video daremo a loro alcuni consigli e trucchi utili per il business online del prossimo anno. Quindi, la parola alla squadra di Internet Image. Ciao a tutti, sono Alice Masiero, Art Director e Project Manager di Internet Image. Oggi vi dirò quali sono i 5 punti di partenza per creare nuove opportunità di business online nel settore del B2B. 1. Un sito web che sia chiaro ed efficace dal punto di vista dell'usabilità. 2. Un sito web veloce ed ottimizzato per la navigazione da mobile. 3. Un blog ricco di contenuti interessanti e di valore per il vostro target. 4. Una strategia di email marketing personalizzata sul vostro pubblico. 5. Un piano editoriale social per aumentare la reputazione del vostro brand. Forse c'è qualcosa tra l'elenco al quale non avete pensato. Allora sappiate che state chiudendo le porte a nuove opportunità di business e noi saremo felici per il prossimo anno di aiutarvi proprio su questo. Buone feste e buon 2022! Ciao a tutti, sono Manuel Gallo, Account Manager di Internet Image. Per il 2022 voglio darvi ben 3 consigli su come migliorare il proprio livello di sicurezza aziendale. Primo fra tutti, valutate soluzioni cloud, così da garantire continuità al proprio business. Secondo punto, aumentate il livello di consapevolezza in materia dei dati personali, mediante password complesse e metodi di autenticazione alternative. Terzo e ultimo punto, affidate i primi due ad un partner come noi di Internet Image, così da ricevere la garanzia di un supporto proattivo e costante. Buon Natale e buon anno! Ciao a tutti, mi chiamo Anthony Aldis e sono un consulente commerciale di Internet Image. Per il 2022 il mio consiglio è quello di ripensare ai tuoi flussi di organizzazione aziendale e riflettere sul fatto che grazie al nostro CRM cliente facile potrai sicuramente automatizzare moltissime attività. Ti faccio un esempio. Tutte le richieste e informazioni che ti arrivano dal sito, dove vanno a finire? Collegando i form di richiesta del sito web, per esempio, e collegandolo al nostro CRM cliente facile, ti ritroverai i dati già suddivisi per tipologia di richiesta e informazione e con i dati anagrafici, per esempio l'email e il numero del cellulare, già riordinati all'interno di un record del CRM. L'anno prossimo, quindi, contattaci e vieni a scoprire con noi il nostro CRM cliente facile e le magie che si possono fare con le automazioni. Buone feste e buon 2022! Ciao a tutti, sono Valentina Masola, SEO Copywriter di Internet Image. Quest'anno, come augurio di Natale, vorrei lasciarvi un piccolo consiglio. Utilizzate nei testi del vostro sito un linguaggio semplice, evitando espressioni stereotipate come siamo leader di mercato e così via. Mi rendo conto che è difficile ed è per questo che vi consiglio di affidare a noi la comunicazione del vostro sito, dei vostri brand, per rendere il linguaggio che utilizzate nel sito più fluido ed efficace. Detto ciò, ci vediamo il prossimo anno. Buone feste e buon 2022. Ciao a tutti, sono Andrea Marzari, Digital Media Strategist di Internet Image. Prima di chiudere questo 2021, voglio lasciarti con un piccolo consiglio. Per il prossimo anno, se hai un'attività fisica, ti consiglio di pianificare un approccio ibrido tra digital marketing ed esperienza nel punto vendita, come ad esempio raccogliere le mail dei tuoi clienti e creare un database utile ad un'attività di newsletter o, perché no, alle tue campagne Google, Facebook e Instagram. Ti aspettiamo da Internet Image per aiutarti a pianificare al meglio la tua attività marketing nel 2022 e nel frattempo ti auguro buone feste. Ciao! Ciao a tutti! Io sono Anna Danna e in Internet Image mi occupo della nostra soluzione CRM cliente facile. Il mio consiglio è per l'anno nuovo di iniziare o continuare il vostro processo di digitalizzazione adottando il CRM cliente facile per conoscere meglio i vostri clienti e le loro preferenze di acquisto e in questo modo migliorare il rapporto con il cliente ed avere sempre un maggiore ritorno di soddisfazione e quindi economico. Buone feste e buon 2022! Ciao, sono Cristiano Ortolani, mi occupo di sviluppo siti web e applicazioni personalizzate. Il mio consiglio? Acquistate l'ESFU, gestire i vostri prodotti non è mai stato così facile. Richiedeteci una demo. Buone feste e buon 2022!
Ciao a tutti, sono Paola Gallo, web designer di Internet Image, e vorrei darvi un consiglio per il vostro sito web. È importante che esso rispetti a livello visivo il mood del vostro brand, così che esso risulti riconoscibile immediatamente. Ma è ancora più importante che il vostro sito sia facilmente fruibile e navigabile dall'utente, così che esso possa portare ai risultati sperati, come ad esempio la compilazione di un form oppure l'acquisto di un prodotto se si tratta di un e-commerce. Mi rendo conto che questa attività non è un'attività semplice da svolgere autonomamente e soprattutto è un'attività che va svolta prima di costruire il vostro sito. Per questo noi di Internet Image ci occupiamo dello studio di tutta la user experience che sta dietro al vostro sito per renderlo facilmente fruibile dal vostro utente e per raggiungere in modo più veloce gli obiettivi desiderati. Non dimentichiamo inoltre l'importanza che il vostro sito sia facilmente consultabile su tutti i dispositivi, sia quelli fissi e sia i dispositivi mobili, che sono quelli più utilizzati per guardare i siti web negli ultimi anni. Detto questo, non mi resta altro che indossare le mie corna da renna e augurarvi buone feste e un buon 2022. Buongiorno a tutti, sono Alvisa Marinetti, SEO Specialist di Internet Image e per questo Natale voglio regalarvi un piccolo consiglio. Avete sicuramente ricevuto tutti la nostra newsletter oppure visto nei nostri canali social che abbiamo messo a disposizione per i nostri clienti dei voucher. Il mio consiglio è approfittatene perché soprattutto in ambito SEO abbiamo messo a disposizione una piccola analisi che però si sta rivelando molto efficace nel trovare ambiti di miglioramento per il sito. E un sito migliore è un sito che porta più visitatori e più contatti. E con questo io e la mia amica Renna vi auguriamo buone feste e buon 2022. Ciao a tutti, sono Antonio Gazzero, consulente commerciale di Internet Image. Quest'anno, come augurio di Natale, vorrei darvi un semplice ma mai banale consiglio, ovvero utilizzate e sfruttate un po' del vostro tempo per guardare e controllare sempre le statistiche di ImageJump. Questo perché dalle statistiche, oltre a monitorare l'andamento della vostra campagna, avete l'opportunità di ricavare dei nuovi lead oppure di fare dell'upselling su dei clienti già esistenti. E tutto questo non fa altro che generare del nuovo business per la vostra attività. Detto ciò, non mi resta che augurarvi delle buone festività e un buon 2022. Ciao, sono Damiano Degan e mi occupo di Customer Service o assistenza tecnica. Il mio semplice consiglio è: non esitate a contattarci in caso di problemi, descrivendo in maniera chiara e accurata la problematica. In questo modo risolveremo il tutto in un nanosecondo. Speriamo. Buone feste e buon 2022. Ciao a tutti, sono Mattia Ferraresso e nella squadra di Internet Image mi ricopro il ruolo di Project Manager. Il consiglio che mi sento di darvi per il 2022, nel momento in cui dovete scegliere un'agenzia per avviare un progetto, ricordatevi che l'unico denominatore comune per i progetti sono le persone, quindi scegliete in base alle persone, non in base alle tecnologie. Buon Natale a tutti e buon 2022! Ciao a tutti, sono Federico, videomaker e content creator per Internet Image. Oggi vi darò tre semplici consigli per migliorare le vostre riprese con il vostro smartphone. Numero 1. Quando fate delle riprese, tenete il telefono sempre in orizzontale, mai in verticale. In verticale soltanto quando si parla di Instagram Stories, Reel o TikTok. Questo più che un consiglio, è un ordine. Numero 2. Se non avete la mano ferma, evitiamo l'effetto onda, quindi utilizziamo un treppiede da tavolo o uno normale. Questo permetterà di avere un'immagine più statica e di tenere il soggetto centrato. Numero 3. Se avete intenzione di parlare, preparatevi un testo scritto. Risulterà tutto molto più facile e non dovete ripetere in continuazione le frasi. Come ho fatto io per questo video. Detto questo, buone feste e buon 2022! Bene, grazie quindi a tutto il nostro staff. E infine, un ultimo mio consiglio per il vostro 2022. Oltre alla sicurezza, all'analisi di dati e alle strategie di contenuto che precedentemente i miei colleghi hanno esposto, questo nuovo anno considerate i video. Saranno una leva importante per far crescere bene il vostro business e convincere maggiormente nuovi e attuali clienti a scegliere voi come fornitore per i vostri prodotti e servizi. E se dopo aver girato i video avrete qualche difficoltà nel montaggio, non vi preoccupate, vi aiuteremo noi a sistemarlo, togliendo magari delle imperfezioni e poi pubblicarlo nei vari canali come sito, social, newsletter.
Successivamente potremo trasformare proprio quel video in una campagna pubblicitaria online. Perché no? Grazie per averci seguito ancora per tutto questo 2021. Buone feste e buon 2022.